Ed eccoci qua con la nostra seconda parte. Oggi la parolina fil rouge della nostra puntata è consapevolezza, quindi torniamo a parlare delle nuove leggi per il digitale. Ta-da! Stiamo ovviamente affrontando tre argomenti correlati. Siamo partiti da quella che è una tutela per i minori. Adesso andiamo avanti con un altro argomento che riguarda il mondo del calcio. Sì. Ce ne parli. Diciamo riguarda il mondo del calcio. Allora, giusto per ritornare un attimo alla cosa di prima, perché mi ero dimenticato di dire che il parental control pubblico, come lo chiamo io, è in obbligo dal novembre 2023. Quindi gli operatori dovevano essere pronti novembre 2023. Da poco. Quindi è in corso, non è tantissimo. L'altro grande tema del sempre nato, qui si parla di Agcom e Lega Serie A. Sì. Che hanno spinto molto sul problema della pirateria, cioè il fatto che vengono viste le partite online da siti pirata, e quindi c'è il problema, chiaramente tutto spinto poi dal mondo di chi si fa pagare per vederli, giustamente. Quindi è nata una piattaforma che hanno chiamato Piracy o Piracy, come si vuol dire in inglese, Piracy Shield. In cosa consiste? Sostanzialmente è una piattaforma che purtroppo è stata fatta troppo antica, nel senso che è una piattaforma dove si va a, una volta che c'è una segnalazione di un IP, perché il mondo internet è fatto da indirizzi IP come gli indirizzi delle vie, insomma, quindi via Medaglie d'Oro numero 5 col civico, l'indirizzo IP da dove c'è la segnalazione che esce fuori queste trasmissioni pirata, da tutti gli operatori, questa piattaforma pendenti da questo IP, tutti gli operatori che sono collegati a questa piattaforma devono bloccare entro 30 minuti quell'IP per non far vedere più questa trasmissione. Il problema è che, nato gennaio, febbraio anche, sono stati bloccati circa 3.100 IP. Si è scatenato grandi polemiche, è andato in Parlamento anche la cosa, perché sono stati bloccati IP sbagliati, IP di siti che non erano illegittimi. E il fatto che dicevo prima dell'antichità di questo tipo di piattaforma è dovuto al fatto che è legata a un pensiero del mondo internet di 10 anni fa, cioè dove IP erano tanti, perché questi IP sono numeri, sono una sequenza di 4 numeri. Questa sequenza di 4 numeri è limitata, cioè a un certo numero finiscono i numeri disponibili, no? Siccome sono in esaurimento, vengono utilizzati in una maniera un po' particolare. Cioè ad oggi non c'è un IP univoco per ogni cosa. È come un indirizzo, diciamo, di casa, ecco, sì, il civico 5, ci sia una persona sola o tanti condomini. Ovviamente. Prima erano tutte villette, ora ci sono tutti adesso i condomini. Invece, sì. E quindi io quando vado a bloccare un IP, in realtà magari blocco un condominio intero, e quindi vado a bloccare dei siti legittimi. E pensate a siti legittimi che siano esteri. Già. E quindi, siccome il blocco è solo italiano, quindi all'estero continua a vederlo, l'italiano non lo vede, pensate, hanno bloccato IP anche legati a società di un noi certo ridiamo, livello. È preoccupante, ovviamente. E quindi ha creato un po' di problematiche, perché io lo blocco, devo bloccarlo dopo 30 minuti, entro 5 giorni, in pratica se io vado su quel sito mi viene una scritta che la Agcom l'ha bloccato, se entro 5 giorni io non faccio richiesta di sblocco per errato che blocco, succede? Me lo bloccano per sempre. E ciao. Quindi immaginate le problematiche, ci sono già in corso tutta una serie di problemi legati per esempio a quelli che si chiamano tecnicamente CDN, che sono i Central Delivery Network, perché sono dei grosse compagnie a livello internazionale che fanno sì che noi possiamo fruire in maniera più veloce questo tipo di informazioni su internet, spesso è la parte video. Tipo Netflix o comunque anche le parti online in generale, per essere fruite più velocemente devono avere dei sistemi di delivery, quindi di consegna a livello più vicino, locale a dove siamo, quindi in Italia, perché magari
sono in America i server, però io per arrivare in America su internet comunque un po' ci metto. Questi sistemi nuovi, digitali, veloci, video, devono essere visti in tempo reale, quindi lo streaming specialmente deve essere più vicino a noi, e quindi ci sono questi sistemi come il trasporto le macchine che trasportano le cose e ce le trasportano più vicino, stile Amazon. Questi sono stati bloccati e da qui sta nascendo una gran confusione. Addirittura, insomma, in Parlamento Agcom dice che no, su 3.000 indirizzi non è vero, ma in realtà è verissimo. Addirittura siamo arrivati che sulla piattaforma GIFTAB, che è quella degli spippolatori che fanno i software, già. Addirittura hanno scritto che hanno preso il sorgente della piattaforma. Quindi si sta scatenando lì. Noi ovviamente ti ringraziamo perché riesci sempre ad aggiornarci su quello che succede. Infatti più tardi andremo avanti dando qualche consiglio, perché entro ottobre 2024 le aziende dovranno adempiere a diverse direttive. Sì. Capiamo più tardi quali sono. A dopo. Grazie mille. Perché adesso invece ci trasferiamo nel salottino con il nostro Stefano e un ospite davvero speciale, l'assicurazione che fa per te. In compagnia del nostro Stefano Danti, ben ritrovato a Tada. Grazie mille Carlotta e grazie a tutti i telespettatori di RTV 38. Oggi lo dico, ma insomma succede non spessissimo, oggi sono emozionato perché... Siamo emozionati. Parliamo perché oggi l'ospite è davvero d'eccezione. Già. Non solo per me, ma per tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando, ed è Giovanna Gigliotti, che ringrazio per la partecipazione. È l'amministratore delegato di Unisalute, insomma penso che anche RTV 38 ne sappiate qualcosa. Unisalute è la prima assicurazione sanitaria italiana per numero di clienti gestiti, si parla di ben oltre 10 milioni di persone. Oggi col suo intervento ci aiuterà a capire quali sono le opportunità per la sanità integrativa nel contesto difficile che stiamo vivendo oggi. È un grande piacere averla con noi, Giovanna. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, anche per me è un piacere essere qui con voi. Buonasera a lei. Il settore sanitario ha dovuto affrontare diverse sfide negli ultimi anni, a cominciare dagli impatti non di poco conto della pandemia, e oggi deve confrontarsi con la crisi strutturale del sistema sanitario nazionale. In questo contesto, quali sono le opportunità che stanno nascendo per le compagnie assicurative e per la sanità integrativa? E quali sono i vantaggi per i cittadini? Allora, come ha detto lei, la situazione del Servizio Sanitario Nazionale è oggi di grandissima difficoltà. Diciamo che il Covid ha accentuato quelle che erano già delle problematiche in essere anche prima dell'arrivo della pandemia, anche prima. Magari non in tutte le regioni italiane avevamo lunghe code di attesa, per esempio, per fare le prestazioni specialistiche. Con la pandemia, purtroppo, la situazione è diventata critica su tutto il territorio nazionale. Io ho letto di recente alcuni articoli su questo tema e anche di questo vi voglio riferire. In Italia sono 9 milioni gli italiani che oggi sono costretti a ricorrere al prestito al consumo per poter fare le prestazioni sanitarie private. Questo secondo me è un dato drammatico, 9 milioni di italiani per circa 1 miliardo di spese. Ora è evidente che la situazione deve essere gestita e deve essere gestita dallo Stato, dal governo, secondo me sono già aperti i cantieri per ripristinare un servizio sanitario nazionale adeguato a un paese civile come il nostro. Ma nel frattempo gli italiani hanno paura, hanno perso un po' la fiducia, perché sanno che effettivamente ci sono delle criticità e, come dico, chi non può pagarsi le cure ricorre addirittura alla formula dei prestiti. È chiaro che questo ha aperto una grandissima opportunità anche al mercato delle coperture sanitarie integrative private.
Intanto vi dico che in Italia ci sono già 16 milioni di persone che godono di sanità integrativa e sono alcune numerose, importanti popolazioni che hanno accesso alla sanità integrativa attraverso i fondi sanitari, quelli che nascono dal mondo del lavoro, che sono previsti nella contrattazione collettiva nazionale e che fino a questo momento hanno garantito un primo livello di garanzia, diciamo un po' di base, che ha sopperito alle criticità. È chiaro che da ora in avanti tutto quello che c'è stato fino a questo momento non basta più. Infatti noi come gruppo Unipol, avendo la fortuna di avere una società specialistica come Unisalute che già gestiva buona parte dei fondi sanitari integrativi, abbiamo scelto di scendere sul mercato e di farlo insieme ai nostri agenti. Stefano è uno di questi, piuttosto che anche certo, con alcune reti bancarie partner, perché siamo convinti che dobbiamo rendere questo servizio accessibile a buona parte dei cittadini, a tutti coloro che, come dicevo prima, hanno paura di non riuscire a curarsi in tempo utile. Quindi gli italiani oggi questa preoccupazione ce l'hanno e hanno manifestato il desiderio di poter accedere all'acquisto di polizze sanitarie private. Quindi noi abbiamo ampliato la nostra offerta e abbiamo dall'inizio del 2023 portato sulla nostra rete fisica un'offerta assicurativa molto importante, soprattutto diciamo un'offerta assicurativa che garantisce prestazioni ottimali, perché noi siamo in grado di garantire una prestazione specialistica entro 72 ore semplicemente scaricando l'app della compagnia nei centri medici privati convenzionati con Unisalute, che sono circa 20.000, quindi i nostri assicurati possono trovare in qualunque momento con l'app, se vengono geolocalizzati, noi gli proponiamo la struttura sanitaria convenzionata più vicina alla sua casa e quindi può accedere alle cure, come dicevamo, in maniera molto tempestiva e veloce. Ma tornando alla proposizione assicurativa, noi abbiamo cercato di costruire delle polizze che fossero accessibili, no? Abbiamo fatto dei vari target di copertura, perché chiaramente non tutti hanno una capacità di spesa di migliaia di euro all'anno e dunque noi abbiamo iniziato con una nostra polizza che si chiama per esempio Unisalute 360, con un'offerta dove abbiamo introdotto un po' il tema della nostra campagna pubblicitaria, no? Che prima vedevo passare le immagini. Noi con quella campagna istituzionale molto forte, che è stata anche molto apprezzata, abbiamo cercato di far capire agli italiani che siamo realmente preoccupati dello stato, del loro stato di salute, perché durante il Covid, ma anche negli anni successivi, sono numerosissimi gli italiani che non hanno più fatto prevenzione. Cioè abbiamo un numero importante di donne che negli ultimi 3 anni non ha fatto una visita ginecologica, piuttosto che di uomini che non hanno fatto il test del PSA. Cose molto pericolose, soprattutto dopo una certa soglia di età, perché voi sapete che poi si nascondono i rischi di patologie gravi, di patologie oncologiche, quindi la prevenzione per noi è effettivamente il primo tassello importante per poter affrontare la vita con una certa serenità. E poi naturalmente abbiamo tutti gli altri pacchetti integrativi che aggiungono, no, le cure oncologiche, le cure relative ai grandi interventi, piuttosto che magari all'assistenza per le patologie croniche che facciamo con la nostra società Sisalute, la vedo qui, che è una società di servizi di proprietà del gruppo Unipol di Unisalute, con la quale noi eroghiamo servizi di assistenza, assistenza per la cronicità, assistenza domiciliare, ma quello sia per le persone. Provi a immaginare una persona che ha avuto un intervento chirurgico, lei sa che oggi ti mettono fuori dall'ospedale dopo 3 giorni anche se hai fatto un intervento al cuore, no? Quindi noi abbiamo inventato questa garanzia che si chiama ospedalizzazione domiciliare. Cosa vuol dire? Vuol dire che in caso di intervento chirurgico, se il servizio sanitario pubblico ti manda a casa, noi possiamo assisterti a casa. E quindi vuol dire che è importantissimo.
Giovanna, mi perdoni, sono costretta al momento doverla interrompere. Dobbiamo rispettare quelli che sono i tempi televisivi. Certo. Ci torniamo più tardi, non vediamo l'ora. Grazie mille, grazie. Grazie Stefano, grazie. A dopo. Grazie. Torniamo a parlare adesso delle attività dell'educandato. Presidente, torniamo a parlare di quelle che sono le vostre attività. Abbiamo prima iniziato, adesso appunto ci torniamo. Ad esempio quella del 12 aprile, promossa dal professor Arcangeli. Di cosa avete parlato? Sì, si tratta di un progetto che va avanti da oltre 11 anni. Noi siamo stati chiamati quest'anno a una collaborazione in questo senso. Parole in cammino. Cioè si tratta di iniziare a parlare vocaboli comprensibili per tutti, che escludano termini come violenza, che includano invece quelli come rispetto. E si tratta ovviamente di parlare di questa violenza ormai che è diventata preminente nell'uomo nei confronti della donna. Si parla anche dei comportamenti violenti degli stessi ragazzi che vanno magari a vedere filmati particolari sui media o sui cellulari e pensano di potersi comportare come fanno, certo, questi soggetti. Io non so neanche come definire, perché ascoltando la musica di questi trapper, ma soprattutto le parole di queste canzoni, vengono veramente i brividi. E allora dobbiamo cercare, e lo stiamo facendo con una serie di iniziative coinvolgendo anche altre scuole, proprio a recuperare la lingua italiana, ricominciare a leggere i libri, quelli fatti di carta, dove si può mettere la piegatura al vertice per ricordarsi la pagina, e ricominciare a parlare di donna e di rispetto, perché i ragazzi molto spesso temono le loro coetanee e cercano con la violenza di recuperare cose che non riusciranno mai a recuperare. Quindi devono uscire dalla scuola, da tutte le scuole, con il termine educazione e rispetto impresso. Lasciamo i cellulari, cominciamo a collaborare tutti insieme, perché il momento è molto particolare. Ormai non si sente più un ragazzo che non dica una parolaccia per chiudere il discorso, e a volte anche le ragazze lo fanno. In questo frangente c'erano le più importanti cardiochirurghe di Firenze, ma poi abbiamo proseguito con questa iniziativa e siamo andati in consiglio regionale. Abbiamo iniziato a far fare dei filmati ai ragazzi, proprio piccoli film, dove si immedesimavano in situazioni che abbiamo letto purtroppo sui giornali, e abbiamo cercato di fare un qualcosa di tipo Moviola, torniamo indietro, perché questo comportamento è come avrebbe dovuto comportarsi. È stata una cosa molto apprezzata, devo dire che il professor Arcangeli ha fatto un grande lavoro. Bellissima questa immagine, una donna, sì, non si tocca neanche con, un fiore. No? Anche perché il nostro, fra l'altro, è un collegio femminile, quindi siamo, come dire, si gioca in casa per questi tipi di attività. Certo. Parliamo, sì? No, prego. Scusi. Possiamo andare avanti. Perché vogliamo parlare anche dell'iniziativa che vede dal 7 al 17 maggio ospite il progetto didattico dedicato appunto a Maria Maltoni in occasione del 60° della sua scomparsa. Sì, io mi limito a dire che forse la cosa migliore è cessare di far lavorare Lucas, l'ufficio complicazione affari semplici. E questa donna era una donna molto semplice, che nel ventennio fascista ha attivato una scuola autonoma, si può dire, dove i ragazzi e le ragazze vivevano esperienze meravigliose, e ancora oggi quelli che sono in vita la ricordano e molto spesso si divertono ad andare avanti con i disegni, come faceva lei quando ovviamente era la loro maestra. E vedere veramente persone di 65-70 anni avere un ricordo così forte credo sia segno di una buona scuola. Praticamente a quei tempi non c'era niente, non c'erano i computer, non c'erano i telefonini, ognuno doveva portare un ramo, un fiore, un animale vivo chiaramente, e disegnarlo insieme a tutti gli altri. Poi discutevano e andavano magari nei campi a cercare quei fiori e quegli animali, perché a tutti rimanesse impresso di cosa si trattava. Ecco, da questa semplicità io vorrei che i miei ragazzi, ma anche quelli delle altre scuole che sono coinvolte, qui c'è coinvolto il comune di Impruneta, quello di Pontassieve, perché questa donna un po' ha girato, la sua scuola era San Gersolè, quindi un paese piccolissimo,
ma è una donna che secondo me ha dato tanto e ricevuto poco. Purtroppo il momento era difficile perché andava un po' contro a quelli che erano i dettami delle norme, perché a scuola in quel momento si doveva parlare di tutt'altra cosa. Lei invece andava avanti, guardate cosa sono questi disegni, ma ci sono, e queste erano gite che non si fanno più, già. Proprio poco fuori casa, però gli insegnava cose che oggi i nostri ragazzi magari neanche conoscono. Prossime iniziative? Ma ce ne sono tante. Tantissime. E adesso ci stiamo concentrando su quelle, diciamo, sì, più di rilievo. Ora però, nei prossimi giorni verrà da noi la Ferrari, verrà il capo dell'ufficio design della Ferrari. E verrà... Ce lo dice così. Sì, ve lo dico così perché ormai, diciamo, per noi è un crescendo. Quindi chiunque venga e qualunque cosa faccia, la scorsa settimana è venuto il consolato polacco. Abbiamo visto un sacco di libri, molti che parlano di donne che in periodi difficili sono riuscite a risolvere problemi. Quindi ormai per noi abbiamo la Croce Rossa in questi giorni, domani facciamo la prima seduta, si parlerà della Convenzione di Vienna. Perché? Perché in un mondo fatto di guerre, se non ci fosse la Croce Rossa a risolvere certi problemi, francamente non andrebbero le cose come invece stanno andando, grazie a Dio, quel recupero di persone vive. E questo è quello che è ed offre la vostra meravigliosa realtà. Grazie per essere stato con noi, Presidente. Grazie a voi come sempre. A prestissimo. Grazie. Adesso Studio 21. Ta-da! Finalmente è arrivato il momento, quello di raccontare a tutti noi i vostri feedback più belli, importanti, che vi hanno rese orgogliose. Sulla ricerca dell'immobile dei nostri clienti. Sì, sì, sì. Io racconto una cosa, scusa. Una, allora, dopo dice Ivana. No, racconto questo. Prego, Ivana. Allora, guarda, io questa è una cosa che ricordo perché è passato un sacco di anni, io sono tanti anni che faccio questo lavoro, ma ricordo bene il nome, il cognome, la casa, il colore delle mattonelle, tutto. Avevo questo cliente che cercava casa, quindi io gli proposi alcuni oggetti. Mi disse, guarda, io lì non ci voglia né lì, né lì, né lì. Ma disse, guarda, dico, ma scusa, dico, andiamo a vedere, dico, prima di scartarle, guardale con i tuoi occhi, perché io posso essere precisa, oculata, dettagliata, ma gli occhi tuoi vedano meglio di me. No, ma io lì non ci voglio andare. Senti, gli dissi, guarda, fammi questo piacere, vieni in macchina con me, è buio. Pioveva, era inverno, era un freddo della miseria, ma e me lo porto a vedere questa casa. Ma perché sto facendo questo esempio? Perché di 10 cose che mi chiedeva, 9 le aveva tutte, ero sicura che ci sarebbe. Okay. Quindi io arrivo, parcheggio, aveva un muso lungo, gli arrivava un viso, scusa, un grugno gli arrivava in fondo ai piedi. Dico, dai, su, ormai, dico, siamo qui, guardiamo, fammi contenta. Si entra in casa, guarda, un silenzio. Però da una stanza all'altra e ritornava nella stanza. E poi per chiuderti, meno male che io ho insistito, perché poi lui è entrato in macchina con me, mi si gira e mi fa, oh Ivanina, ma ti ha fatto proprio bene a portarmi a vedere questa casa. È la mia casa questa. Ha visto? Gli dice, hai visto come si fa? Si insiste. Quindi il cliente, io in gergo dico, per me è come un francobollo che non esiste più da nessuna parte, purtroppo, e nemmeno le lettere, e nemmeno le scritte a mano, e i disegni di cui parlava lei, che io ho fatto per una vita, ma io, per me il cliente è come un francobollo che attacco alla mia lettera, ok? E questo è il mio aneddoto. Meravigliosa la nostra Ivana, quindi... Dopo Ivana io ora devo... Allora, io devo dire che io rimango molto legata ai miei clienti, un po' a tutti, e qualcosa lasciano loro a me, e quindi certo, ogni volta scambio. Porto qualcosa di loro in quelli successivi. Io, che bello! Sì, perché quando vedo qualcuno in difficoltà attingo sempre ai ricordi, anche alle esperienze che ho avuto con i clienti precedenti, perché... Fondamentale per noi non è tanto mettere appunto l'io davanti, ma è cercare di capire quello. Quindi, della persona che hai davanti. Ti ritiene una persona molto empatica. Sì. È il lato umano quello che conta. Lo devi fare assolutamente, perché sei te al servizio del cliente, quindi devi cercare la cosa adatta a lui, non la cosa adatta a te. Questa mattina io ho fatto un atto a Firenze con una cliente che magari ci sta guardando,
che era 2 anni che cercava casa. Quando siamo usciti mi ha detto, hai realizzato un sogno. Ma gli ho detto, guarda, grazie perché mi hai fatto partecipe delle tue emozioni, c'era sua figlia, il fidanzato di sua figlia. Quindi io faccio un po' parte di quella famiglia nel momento in cui cerco casa con loro o faccio vendere casa. Però ecco, quello sicuramente è il momento più bello. Poi c'è stato anche delle difficoltà, ci abbiamo messo un po' per arrivare all'atto, però quando qualcuno compra la sua casa, quella che è veramente, allora anche le difficoltà si dimenticano, come tutte le cose, no? Ecco. Quindi ti potrei raccontare mille cose, però credo che questa sia la cosa più importante. Che ci fa capire tutto. Sì, sì, ogni cliente lo porto con me. E soprattutto ci fa capire ancora una volta chi siete. È un vero piacere essere accompagnata in questo viaggio importantissimo da due professionisti come voi. Questa fa la differenza. Guarda, io dico una cosa. Se le persone prima ti conoscono e sanno con chi hai davanti, perché io dico sempre, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Io guardo sempre molto dritto negli occhi delle persone quando dico le cose. Cerco di essere semplice, di parlare in maniera poco strutturata perché a me non piace. Giusto. Perché io ho bisogno di farmi capire da tutti, da quello più acculturato a quello meno acculturato. Noi dobbiamo essere neutri. Però quello che a me piace, come lei dice, anch'io creo sempre molta tanta empatia. Ora lei una volta mi disse, ma io mica ci devo andare a mangiare la pizza con i clienti. Io invece ci vado a mangiare la pizza. Ma te lo giuro, io ci sono stata, ci vado, per me gente che ha comprato casa generazioni, continuiamo ad avere un rapporto di amicizia. Sono convinta che anche Serena va a mangiare la pizza con i clienti, però stasera non andrai allo stadio. No, stasera non ha tempo la Serena. Possiamo dire che possiamo dirlo, io stasera... residentessa di del Viola Club di Figliere Valdarno. Io sono qui... Con tutto l'amore del con l'amore che ho per Tadà questo ed altro. Perché io sarei dovuta essere... Però il pronostico non ce lo fai. No, me lo faccio io se no. No, Ivana, sta zitta. No, qual è il pronostico? No, non lo dico perché questa mi ammazza. No, io sto zitta. Non vogliamo pronostici. Io non voglio nulla. Io poi, guarda, tipo per le 2 ruote, per le 4 ruote, quindi... E quindi... Non ci capisco niente. Forza Viola. Sempre comunque. Grazie Ivana, grazie Serena, grazie a te. Vi riaspettiamo prestissimo. Parliamo di empatia, parliamo di emozioni, parliamo a parlare della metodologia delle 5 sedie. Stiamo parlando di emozioni, ma qual è il valore delle emozioni? Perché lo insegni grazie al tuo metodo. Sì, allora innanzitutto prima ti parlo da neuroscienziata, cioè vi spiego che cosa sono le emozioni. Sì. Allora, le emozioni sono una sintesi che il nostro cervello fa di quello che il nostro corpo sta provando in questo momento, in base al contesto in cui siamo. Il contesto lo leggiamo attraverso i 5 sensi, la vista, l'udito, il tatto, no? tutto ciò che arriva dall'esterno. Poi abbiamo il senso, che è quello che ci arriva da dentro, quindi quanto forte ci batte il cuore, quanto forte respiriamo, quanto sudiamo, cosa sentiamo. Da tutto questo il nostro cervello fa una specie di riassunto che trasforma in un'emozione. Quando noi diamo un nome all'emozione, pensiamo a un bambino, no? Che prova qualcosa in un contesto, il nome dell'emozione glielo dà la società, cioè è il genitore che dirà al bambino sei triste e quindi il bambino imparerà che quella sensazione che sta sentendo in quel momento si chiama tristezza. Quindi è fondamentale avere un vocabolario delle emozioni più ampio possibile per saper riconoscere l'emozione. Perché è importante riconoscere l'emozione? Perché l'emozione è un messaggero, cioè ci racconta qualcosa di quello che sta succedendo nel nostro corpo, nel nostro contesto, e noi dobbiamo imparare a riconoscere quell'emozione per riconoscere il messaggio che ci porta. Per esempio, se io sono spaventato o provo paura, il messaggio che mi sta portando in quel momento la paura è che c'è qualcosa che non conosco, oppure c'è qualcosa che ho già affrontato
e in cui ho fallito. Quindi la dobbiamo accogliere questa emozione e gestirla come? Per esempio, se ho paura di qualcosa che non conosco, prendere informazioni, imparare. Certo. No? Se ho fallito, riconoscere l'errore e imparare dall'errore. Se io provo gioia, devo capire qual è il messaggio che mi porta la gioia per poterla riprodurre. Cioè io provo gioia quando, e allora a quel punto imparerò a ricreare quelle condizioni per provare gioia. Quindi cioè le emozioni vanno riconosciute, gli va dato un nome e va capito qual è il messaggio che ci portano. Le emozioni vanno accolte. Vanno accolte, assolutamente. Parliamo spesso di empatia. Mm-hmm, ho sentito parlare anche prima, ma esatto. Ma cos'è l'empatia? Allora, noi spesso confondiamo l'empatia con essere sensibili, ok? Vero. Cioè io sono empatico se riesco a riconoscere. In realtà l'empatia, io prima ti accennavo che facciamo i corsi li facciamo con degli spezzoni di film, no? Sì. In questo caso usiamo Inside Out. Sì, sì. Perché l'empatia, noi molto spesso quando troviamo una persona che sta in un'emozione che definiamo negativa, che oggi non è un termine che viene più usato, perché le emozioni sono tutte funzionali perché ci portano certo. appunto un messaggio, no? Quelle che una volta si chiamavano negative sono quelle cioè che sono protettive nei nostri confronti. Allora, in genere noi non riusciamo a stare con le persone che soffrono, ok? Quindi quello che riusciamo a fare, cioè quello che noi delle volte scambiamo con empatia è vado a risolvere il problema che quella persona ha. Quindi gli diamo consigli, quindi cerchiamo di portarlo fuori da quell'emozione. In realtà essere empatico è far stare con la persona che in quel momento sta provando un'emozione e aiutarlo non a risolvere il problema che ha generato l'emozione, ma a capire qual è il messaggio che quell'emozione porta. E quindi fargli trovare da solo il metodo per capire qual è l'azione successiva da fare quando prova quell'emozione lì. Questa è la vera empatia. Grazie Valentina, grazie è stato bellissimo parlarne. Grazie. E vi aspettiamo prestissimo. Grazie. Grazie. Perché adesso Global Net. Ta-da! Diamo adesso anche di conseguenza consigli alle aziende perché cosa succederà entro ottobre 2024? Diciamo che sono un po' preoccupato e un po' contento perché l'Europa ha stabilito la direttiva che si chiama NIS 2, che è una direttiva sulla cyber security, che l'Italia ha chiaramente accolto, e ottobre 2024 è la deadline sull'implementazione della direttiva NIS 2. In più, diciamo che abbiamo tempo fino a gennaio 2025, dove in teoria dovrebbero iniziare i primi eventuali controlli, che ancora in Italia non si sa chi li farà, ma è una cosa classica all'italiano. Però dovrebbe farli in teoria l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, detta ACN. La direttiva NIS 2 mi preoccupa da una parte perché siamo ad aprile ormai e è poco conosciuta. Veramente poco conosciuta. Quindi in questo caso preoccupa. Perché preoccupa perché non è banale. Certo. Anzi, se qualcuno conosce che cos'è la certificazione di qualità ISO 27001, sostanzialmente avere direttive NIS 2, quindi adempiere a questa direttiva, più o meno è come prendere una ISO 27001. Che è una cosa a livello aziendale veramente complicata. Sì. Perché bisogna fare procedure su ogni cosa. Oltre certo. che altre cose. E quindi sono un po' preoccupato perché siamo un po' in ritardo con queste cose. Perché l'impatto poi che ha la NIS 2 è su aziende critiche, cioè nasce sul fatto di migliorare l'impatto della sicurezza informatica in tutto il nostro mondo, sia aziendale sia pubblico. Quindi aziende pubbliche, comuni, scuole. Cioè deve impattare anche tutta la parte pubblica, in più tutta la parte azienda nel mondo critico, come viene detto. Quindi parte dal mondo delle telecomunicazioni, energia, acqua, quindi quei servizi che sono fondamentali perché
ci siamo posti il problema che se hanno un attacco cyber determinati tipi di aziende o determinati tipi di aziende pubbliche, noi mettiamo in crisi un'economia, una nazione, un comparto. E quindi l'Europa ha detto no, bisogna avere delle direttive più stringenti perché la sicurezza deve essere al primo posto in certi tipi di aziende, in certi tipi di, del mondo pubblico. E quindi hanno creato un sistema molto complesso, aperto ma complesso. Cioè aperto nel senso che lo scegliamo noi come farlo, però è abbastanza stringente. Cioè si parla di multi-factor authentication, che, si parla di cose abbastanza complesse anche dal punto di vista sia tecnico che procedurale, formazione. Le sanzioni non sono solo economiche, ma sono anche sospensive. Cioè si parla di sospensione dell'azienda, dell'attività dell'amministratore. Questa è tutta la parte che ci preoccupa, giusto? Sì. E quella che non ci preoccupa? No, non è che non mi preoccupa. Sono contento perché finalmente c'è un'attenzione maggiore sul mondo cyber. Certo. Perché si sono accorti che il mondo digitale sta aumentando e, come si dice in gergo tecnico, la superficie di attacco sta aumenta. Sta sempre prendendo più campo e prenderà sempre più campo. Sì, quindi... ma anche perché la superficie è più ampia. Cioè, è più ampia. Le scuole sono tutte digitali, il mondo pubblico è tutto digitale, si va tutto online. Ormai certo. C'è un'app per tutto. Questo significa aumentare le potenzialità di chi vuole attaccare poi certo. questo tipo di soluzioni. E quindi sono un po' contento perché comunque okay, si va a sensibilizzare la consapevolezza su quello che è questo problema. Però vi assicuro che siamo in ritardo, molto in ritardo. Ma noi ti ringraziamo perché ci rendi sempre di più consapevoli. Grazie per essere stato con noi, Alessio, a prestissimo. Grazie. Chiudiamo in bellezza con il salottino, l'assicurazione che fa per te. Stefano, rieccoci qua. Eccoci qua, sì, in compagnia di Giovanna Gigliotti. Abbiamo fatto... Eccoci, buonasera. Ben ritrovata. Quindi andiamo avanti con le compagnie assicurative. Oggi stanno evolvendo l'offerta, intercettando i bisogni in ottica di life cycle, sviluppando cioè prodotti flessibili e modulari che possono essere ritagliati a seconda delle esigenze specifiche che si manifestano nei diversi periodi della vita. Cosa comporta questo orientamento nell'offerta di soluzioni di protezione? Allora, innanzitutto noi abbiamo una banca dati molto molto potente perché, come dicevamo, 10 milioni di clienti che seguiamo da più anni, riusciamo a capire quali sono i loro bisogni, no? E da questa banca dati, insieme al Comitato Scientifico di Unisalute, noi ci siamo resi conto che effettivamente i bisogni sono diversi a seconda dell'età, della fase della vita, proprio del ciclo della vita stessa. Vi faccio alcuni esempi perché è molto importante. Nessuno si è mai preoccupato fino a questo momento della tutela dei nostri figli che vanno a studiare all'estero o che banalmente studiano all'università fuori dalla sede dove risiede la propria famiglia. E questo è un problema importante che noi abbiamo cercato di focalizzare e di mettere appunto nella prima copertura che abbiamo chiamato Young, no? I giovani stanno bene, sono in salute, ciò non di meno possono banalmente ammalarsi anche con malanni magari non particolarmente importanti. Però per un genitore sapere che il figlio può ricorrere a una visita specialistica in tempo reale quando è lontano da casa, secondo noi è certamente ragione di tranquillità. Quindi il primo target di riferimento sono i giovani fino ai 30 anni, perché la cultura della salute, della prevenzione e della cura, secondo noi, è una cultura che va insegnata anche ai giovani. Per esempio, parlo banalmente della visita sportiva, lei sa che per andare in palestra bisogna fare una visita sportiva, un elettrocardiogramma. Bene, queste prestazioni sono previste nella nostra copertura IAC.
Poi subito dopo c'è il target della famiglia, cioè delle coppie con figli o senza figli, perché l'esperienza genitoriale, che ahimè in Italia è sempre meno frequente, sapete che purtroppo in Italia nascono sempre meno bambini e su questo il nostro paese deve fare certamente qualcosa di più, ma io dico dobbiamo far stare tranquille le giovani che scelgono questo progetto di vita, perché la maternità oggi è più difficile di una volta. Una volta magari si aveva vicino la mamma, la suocera che ti poteva dare un aiuto, adesso c'è Unisalute che ti può, con la copertura dedicata alle coppie, dedicata alla genitorialità, seguirti. Cosa abbiamo previsto? Abbiamo previsto per esempio l'assistenza psicologica per la puerpera. Sappiamo tutti che dopo il parto il rischio della depressione o comunque di un malessere ci può essere, perché c'è il calo degli ormoni, e quindi noi abbiamo previsto per esempio la cura psicologica per la madre, ma anche l'assistenza del bambino, partendo da un'assistenza che può fare un'ostetrica per insegnare alla mamma come gestire il bambino, oppure poi preoccuparsi di quelli che possono essere i bisogni dei bambini. Noi abbiamo inserito la garanzia dell'assistenza neonatale nel caso in cui ci dovessero essere sofferenze o difficoltà, o poi nella crescita del bambino anche la possibilità di assistere il bambino se ha problemi di dislessia per esempio, piuttosto che difficoltà comportamentali. Ecco, lavorare sull'assistenza psicologica per noi è un altro tema centrale. Oggi la popolazione soffre molto di temi legati appunto all'equilibrio psichico, e quindi le nostre coperture si occupano anche di questo. Guardate che questo è un problema enorme, e sapere a chi rivolgersi, cioè avere un albo di psicologi che noi abbiamo censito e abbiamo testato, è certamente ragione di grande garanzia. Questo è il primo grande beneficio che si ha affidandosi a un operatore specialistico: essere guidati. Cioè, quando si ha un malanno oggi, no, sapete, l'italiano medio dice: ma un problema ai reni, cosa ha fatto mio cugino, e poi magari si fa guidare. Noi con la nostra banca dati siamo in grado di dire al nostro cliente: guarda che la persona migliore per la tua patologia è più vicina a casa, è il dottor X, vai lì, perché su quel medico noi abbiamo una statistica di successo importante. Poi abbiamo iniziato un altro tema molto molto delicato, che è quello della terza e della quarta età. Sapete che noi siamo un paese di longevi, abbiamo questa grande fortuna, e secondo me dobbiamo smettere di pensare che quando si raggiungono i 65 anni abbiamo solamente a che fare con degli anziani che vanno in giro col bastone. Non è assolutamente così. La longevità oggi ha portato come conseguenza il fatto che magari si arriva fino all'età di 85 anni anche in buona salute, soprattutto se si sono fatti cure, terapie, prevenzioni durante la vita. E dunque bisogna preoccuparsi di questa popolazione, che storicamente gli assicuratori hanno sempre un po' trascurato, perché si è sempre detto raggiungendo un'età più matura il rischio aumenta, e questo è vero. Però bisogna trovare una risposta, perché la popolazione di questa fascia di età, cioè gli over 65 anni, sono tantissimi in Italia, sono circa 14 milioni, ed hanno bisogno di non sentirsi dire no quando chiedono una garanzia assicurativa di sanità integrativa. Per noi è molto importante questo, perché come dicevo prima, noi che assicuriamo il mondo del lavoro e magari gestiamo milioni di persone fino al momento della pensione, non possiamo certamente abbandonarli quando smettono di lavorare, e quindi abbiamo aperto appunto, la vedevo prima, la nostra linea senior. Questa è una polizza molto molto bella, perché a questa specificità parte dal presupposto che magari il nostro assistito ha bisogno di anche indennità economiche per far fronte ad una patologia, e nel caso in cui la patologia diventi tanto grave da renderlo dopo
incapace di attendere alle sue ordinarie occupazioni. Dico questa definizione perché voglio che i nostri ascoltatori capiscono, ci possono essere delle patologie che non ti consentono più di essere autosufficiente, perché magari non puoi più vestirti, non puoi più mangiare da solo, ecco, parliamo di cose importanti. In questo caso la nostra garanzia ti riconosce un'indennità mensile, certo, che ti serve per poter ricorrere ad assistenze esterne. E come dicevo prima, queste assistenze le possiamo fornire anche noi con la nostra società di servizio. Quindi abbiamo pensato a un modello che va tagliato su misura, su quelle che sono i bisogni reali delle persone. Poi ci stiamo occupando della medicina di genere, questo è un altro non manca settore. Davvero niente, Giovanna, quindi è stato un grandissimo piacere, grazie, ascoltarla, per me. Grazie. Un grandissimo piacere averla qua con noi a Tada. Grazie, Stefano, buonasera. Tanto grazie Giovanna. Io ringrazio Giovanna Gigliotti di essere stata presente. Volevo dire per tutti i nostri spettatori che gli agenti Unipolsai sono anche agenti Unisalute, per cui sapete benissimo, è la rete più diffusa, il partner con oltre 10 milioni di persone, di clienti che naturalmente tratta durante l'arco dell'anno. Quindi, per riprendere un po' il jingle della pubblicità, io dico ai nostri telespettatori: come stai? Stai bene? Punto di domanda. Venite a trovarci in tutte le agenzie, perché possiamo trovare la miglior soluzione per voi, per la vostra salute e per la vostra tranquillità. Scegliete Unipolsai, scegliete Unisalute. Grazie per essere stato con noi, Stefano. Grazie a voi e grazie alla dottoressa. Adesso restate sintonizzati, perché la nostra squadra di Viola in Campo è già pronta per commentare quello che sarà il match. La nostra Fiorentina è impegnata in Conference League e con Tada torniamo domani, sempre stessa ora, 17:15. Ciao e buona serata a tutti voi.